cartellone di grandissima qualità come negli anni scorsi, grazie alla sapiente opera di cucitura del direttore artistico, il maestro Leonardo De Amicis. Apriamo con Giorgio Pasotti sulle musiche di Stravinsky e chiudiamo con Samuele Bersani, straordinario cantautore. E in mezzo ci sono spettacoli per i più piccoli, ci sono concerti per i giovani come quello di Comacose, ci sono artisti internazionali come il Pistorizza, ci sono i due spettacoli del PSA Letteratura, tre spettacoli Letteratura e Scena, c'è tantissima roba in un programma di grandissimo livello, di grandissima qualità, in una delle rassegne che io credo sia tra le più importanti del panorama nazionale. Anzi, non credo, senza dubbio è tra le più importanti rassegne al panorama nazionale. Lo dimostra la qualità dei prodotti che facciamo a livello culturale, lo dimostra il fatto che per la mai come oggi ci sono tante risorse impegnate sulla cultura, a dimostrazione di un'attenzione che questa amministrazione ha nei confronti di questo settore che in passato è stato o trascurato o utilizzato per logiche che poco hanno a che vedere con il grande processo di emancipazione e di convivenza civile che la cultura riesce a produrre. Maestro De Amicis, i cantieri dell'immaginario si faranno, L'Aquila riparte dalla cultura grazie alla sua preziosa collaborazione. Sì, L'Aquila ha creduto nella cultura, la ci crede, in un periodo di pandemia, in un periodo veramente difficile, l'anno scorso ed anche quest'anno perché non è finito, anzi spero che finisca, abbiamo puntato sulla cultura, quindi la rinascita anche interiore parte dalla cultura. La cultura ci accompagna, accompagna tutte le grandi civiltà e ci aiuterà, ci farà vivere bene. Un cartellone variegato, c'è di tutto per tutti i gusti, dalla danza per i più piccoli al teatro, i monologhi, attori come Edoardo Leo. Cosa ci consiglia? Insomma, qual è la cosa a cui tiene di più? Se si può dire, in un cartellone così grande ci sarà sicuramente qualcosa che gli è piaciuto di più. No, il cartellone viene dalle scelte artistiche che rispecchiano il mio gusto, per cui è chiaro che in ogni genere, nel teatro, nella danza, nella musica, c'è la proposta artistica per tutti. Non ho una preferenza, a me piace la totalità, mi piace leggere e capire che in 20 giorni ho l'imbarazzo della scelta per andare e per usufruire di cultura anche nel senso ludico, cioè di divertimento, quindi di cultura, di divertimento e di aggregazione. Si torna a San Bernardino? Si torna finalmente a San Bernardino, è una cosa che io ho sempre voluto, ne parlavo già anni fa e si realizza questa cosa, mi riporta indietro nel tempo, di quando ero studente all'Aquila e San Bernardino era il nostro teatro all'aperto, quindi ci riappropriamo ancora una volta di un altro spazio. Appuntamento quindi al 7 luglio fino... Il 26 luglio chiuderemo con il concerto di Samuele Bersani, apriamo il 7 luglio con un omaggio a Stravinsky, il Pulcinella, è un bel programma, vi aspettiamo.